igienico. Vado a fare le ciglia. Ero in un poliambulatorio. Siamo tornate a casa. Questo zaino. Buongiorno, eccomi qua, adesso sole, finito di lavorare, sono tornata dai miei. Mamma mia, che giornata ragazzi, che giornata. Sono tornata da lavoro, sono già stanchissima, mamma mia. Oggi è stata dura riprendere, devo essere sincera. Ho la fortuna adesso che sto qua dai miei che non mi devo alzare un'ora prima praticamente di andare a lavoro. Cioè più di un'ora prima in realtà, perché ci impiego un'ora solamente nel viaggio. Quando sto su a Monza. Sono tornata e mi sono anche fatta il tampone antigenico. Questo qui è il kit che voi potete trovare praticamente sul, come si dice, alla Coop, direttamente al supermercato. E insomma, per sicurezza me lo sono fatto perché non si sa mai, non si sa mai, io sono tornata. Comunque, ho deciso che andrò in corso Buenos Aires perché devo andare, se riesco, da Nadine a prendere una stola per il mio vestito del matrimonio di settembre, perché appunto io e Marco siamo stati invitati al matrimonio di uno dei suoi più cari amici. E niente, in realtà ero indecisa se andare, perché poi alla fine sono dovuta tornare a casa subito perché dovevo andare in bagno fondamentalmente, viva la sincerità. E niente, quindi questo, perciò adesso vediamo, insomma faccio merenda e poi andrò. Per vedere questi che ho preso giù, ovvero questi qui sono dei taralli porcini gusto bacon, questi qua. Poi, questi sono quelli che mi sono appena mangiata per fare merenda, che sono dei taralli senza il pepe, sempre con le mandorle, così tostate però senza pepe, e hanno una forma diversa, e sono super buoni. Questi invece sono quelli che mi sono portato a lavoro stamattina, e sono quelli classici. Altra cosa che mi è arrivata, che volevo farvi vedere, è questo pacchetto di Dr. Fit. Io ho iniziato a collaborare con loro, insomma, mi sono appunto iscritta al loro programma. Nei prossimi giorni ve ne parlerò sicuramente. Questa qui è la cover che loro mi hanno omaggiato e questa è la t-shirt, è una S, con su appunto il marchio, scusatemi, Dr. Fit. Vedete? Avanti e indietro, quindi questa sicuramente la metterò a lavare e questa assolutamente la voglio provare. Ok, pronta, adesso mi faccio accompagnare da mio papà. Mi sono cambiata, mi sono messa questi jeans di Armani vecchissimi, aiuto, aspettate, volevo farvi vedere il logo dietro che è super carino, di mia madre, a vita alta. E niente, ok, sono stata da Nadine, adesso siamo in macchina, madonna non si vedrà niente, e ho preso questa stola qua, poi quando sono a casa ve la faccio vedere bene. Allora ragazzuole, sono tornata a casa e alla fine ho preso questa stola qui. Non fate caso al vestito che c'è sotto viola, però fondamentalmente so che magari non rende tanto dalla videocamera, ma comunque è un oro, poi vedete che è semitrasparente, ok, che richiama questo oro qui. Secondo me è molto carino, ci sta tanto, penso che lo metterò solamente per la chiesa, insomma, e la sera. E poi ovviamente abbinerò queste, che sono dei semplicissimi sandali con questo tacco minimo, e che ovviamente sono anche questi con la fibietta oro e bianco, che richiamano. Secondo me è un abbinamento, vabbè, vederlo così magari non rende niente. Poi quando vado dalla sarta e farò stringere un pelino qua dietro, insomma, perché è un pochettino grande, lo provo e ve lo farò vedere. Buongiorno, vado a fare le ciglia. Buonasera, allora io sono ritornata e ho appena fatto le extension alle ciglia, ho fatto il refill. Io non so che cosa si noti, comunque... Eccole qua. Niente, all'inizio sono sempre un po' strane, in realtà io me le sento sempre un po' strane e fondamentalmente le devo pettinare un bel po', perché sono sempre un po' più durine la prima volta che me le metto su.
Poi, oddio, scusatemi, sto zoom. Poi ovviamente poi si assestano. E niente, questo qui è l'effetto. Comunque mi piacciono tantissimo, è praticamente da aprile che le faccio e niente, alla fine continuo comunque a farle. Queste qui mi durano praticamente quasi più di un mese, quindi buono così. Ok, tralasciando i miei capelli pazzi perché sono bagnati, volevo farvi vedere che in questo periodo per i capelli sto utilizzando tantissimo questo Matcha Mousse Texture Spray, che è appunto una sorta di protettore per i capelli di pomelo. E vi giuro, ragazzi, cioè, a parte che rende i capelli di un odore super super favoloso, io lo spruzzo principalmente sulle lunghezze appena asciugo un pochettino, tampono un po' con lo spray, cioè con lo spray, scusatemi, con gli asciugamani, perdonatemi, ma sono stanca anch'io. E niente, ho gli occhi gonfissimi. Ogni volta che faccio l'extension alle ciglia, mamma mia, ho gli occhi devastati. Comunque vi faccio vedere anche un altro prodotto. Eccolo qua. Quest'altro qui è quello che utilizzo, che è appunto una sorta di siero per i capelli, che metto io letteralmente proprio solo sulle lunghezze, non neanche sulle lunghezze, sulle punte, e però le metto dopo aver asciugato i capelli, cioè non li metto adesso a capelli bagnati, prima adesso li asciugo quando sono a metà, metto il siero e poi riasciugo di nuovo. Con la prima asciugatura poi li ho pettinati un attimino, sempre con la mia, oddio scusatemi, con la mia Tangle Teaser. E niente, adesso io sono pronta per andare a mettere questo siero qui. Allora, questo siero è buono una volta solamente applicato. Io di solito metto una punta, poi spalmo sui capelli, c'è una punta, una goccia, e metto direttamente solo sulle lunghezze. Mi lavo anche le mani perché ovviamente adesso vado a toccare i capelli e se no mi singono tutti. Una volta fatto questo, riasciugo di nuovo i capelli finché appunto non sono completamente asciugati. Ragazzuole, eccomi qua. Io mi sono asciugata i capelli, li ho pettinati. È vero che la comodità del fatto di avere i capelli lisci, stavo guardando un attimo il time, cioè l'orologio. Ho iniziato ad asciugarmi i capelli praticamente da super bagnati che erano le 8:20, adesso sono le 8:30 letteralmente, e li ho fonati, asciugati, cioè soprattutto la parte sotto e qua sopra sono asciutti. Un po' le punte forse sono semplicemente proprio umide, 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 ma io li lascerei proprio ad asciugare all'aria, anche d'inverno lo faccio, ma solo le punte, perché sennò veramente mi viene mal di testa. E niente, comunque ho notato che tornando dal mare sono praticamente diventata, cioè, super bionda, si sono schiariti ancora di più i capelli, cioè guardate qua, sembra che abbia la mesh, vabbè. Niente, prima o poi dovrò fare qualcosa con questi capelli perché. Però in realtà adesso mi piacciono così. Anche perché adesso sono lisci, ma con il mosso, soprattutto per il matrimonio, voglio assolutamente farli mossi e poi semiraccoglierli, fare tipo una sorta di chignon, uno di quei, come si dice, look che faccio proprio anche io per uscire semplicissimi. Perché farà caldo, perciò li terrò legati. E in realtà adesso vedo perché ho visto un paio di look che mi piacevano, al massimo ve li ripropongo insomma nei reels di Instagram. Finito di lavorare, buongiorno, oggi è mercoledì. Io mi sono cambiata, adesso andiamo dalla sarta così faccio accorciare sia il vestito del matrimonio che altri vestiti. Niente, oggi ho outfit così alla buona. Allora ragazzuoli, niente. Io sono stata dalla sarta, sono tornata e sono collassata letteralmente nel letto. Mi sono fatta tipo una sorta di merendina con dei grissini, mortadella e ricotta per poi farmi venire mal di pancia. Perfetto proprio. Comunque io letteralmente non riesco a riprendermi. Cioè, oggi è mercoledì, cioè mi sento ancora veramente molto rallentata. Novità? Cioè novità. Domani lavoro, è sempre il solito orario, e poi il pomeriggio in realtà devo andare a fare un tampone al domicilio. Non mi ricordo se ve l'avevo spiegato, però io lavoro in un poliambulatorio. All'interno di questo poliambulatorio faccio attività di prelievi,
tamponi molecolari, tamponi rapidi, iniezioni, cambio medicazioni, rimozione punti, eccetera. Seguo anche un pochettino la parte di chirurgia quando ci sono al pomeriggio. In realtà nell'ultimo periodo sto seguendo molto meno, però preparo sempre solamente tutta la stanza per, cioè tutta la stanza, tutto l'ambulatorio per la mini chirurgia. Non sono interventi mignon, non è che facciamo chissà che cosa. E niente, quindi quando finisco di lavorare in sede, ultimamente sarà tipo, avrò iniziato a luglio che faccio prestazione al domicilio. In realtà a livello proprio economico mi conviene, soprattutto adesso ne voglio approfittare perché sono a Milano dai miei. Niente, insomma, quindi domani c'ho un tampone al domicilio, ce l'ho anche lunedì prossimo. Il 3 settembre ritorna Marco, che se non mi sbaglio è giorno, però vabbè, torna Marco. E niente, quindi finché sono a Milano, ne approfitto, ecco. Questo sabato lavoro. La mattina però faccio orario ridotto, lavoro 5 ore circa. E niente, poi il pomeriggio ritornerò un attimino a Monza per sistemare casa, perché comunque l'abbiamo lasciata che era un attimo un delirio, cioè io immagino che Marco comunque un minimo abbia sistemato, ecco, perché in realtà quando sono entrata pensavo peggio, perché pensavamo di aver dimenticato una bolletta lì e quindi la prima cosa che ho fatto quando sono tornata a Milano è stato andare là a recuperare sto foglio che non ho trovato. Però ne approfitto perché porto un po' di vestiti, perché così almeno smaltisco un po' di roba, tanto comunque poi ritornerò lì, quindi almeno porto un po' di vestiti, faccio un po' tipo questo semi cambio stagione, si può dire così. E niente, insomma, quindi adesso devo sistemare un pochettino le valigie. Non penso che mi farò stirare le cose o comunque non stirerò niente perché tanto stirerò di là. Non ha senso mettere in valigia le cose stirate che poi si stropicciano, no? E niente. Super stanca, cioè super stanca, sono. Vi giuro, cioè non ce la posso fare. Potrei anche andare in palestra in questo periodo qua, ma non ci riesco, cioè sono proprio svogliata. Poi in realtà nell'ultimo periodo ho avuto un po' di disturbi a livello di stomaco, cosa che mi sta ritornando un po', quindi sono molto infastidita. Secondo me ho mangiato un po' troppo durante queste ultime 2 settimane passate, quindi in questo momento il mio corpo ne sta veramente risentendo. Volevo farvi vedere una cosa che ho comprato online. Allora, mi sono presa questo asciugamanino, come potete vedere, spero che si veda. Questo è un asciugamanino di Minnie, che nel momento in cui lo mettete nell'acqua si apre tutto. E io in realtà di solito la uso come spugnetta proprio per lavarmi, così almeno non mi lavo esclusivamente col sapone, tolgo anche un po' di cellule morte. E io sono sempre stata abituata a lavarmi con una spugnettina così, ecco. Ragazzuoli, allora, buon pomeriggio. Ormai sono le 17:40, oggi è giovedì 26. E niente, io sono tornata da pochissimo a casa. Allora, stamattina, vabbè, ero in sede a lavorare come al solito. Aspettate che abbasso l'ISO perché sennò vi accendo. Niente, subito dopo sono andata appunto a fare un tampone al domicilio. E niente, poi l'ho riconsegnato in sede. E adesso sono tornata a casa. Ora sono unta e bisunta. In più mi sta venendo di nuovo uno sfogo dietro l'orecchio che mi viene ogni tot. E non capisco se sia dovuto da mascherina o da qualcos'altro. Vabbè. Comunque, volevo aprire con voi dei pacchettini che mi sono arrivati. Mi è arrivato un pacchettino di Dr. Jart. Pacco da Amazon che però ho ordinato io. Questo è un gigapacco di Oceans Apart che appunto anche questo ho ordinato io. Ultimamente ci sono tipo una marea di influencer che stanno mettendo codici sconto ovunque. Io ne approfitto un sacco per prendere in realtà i prodotti di Oceans Apart perché non è che costino poco. E adesso non mi ricordo neanche quale codice sconto io abbia utilizzato perché dei vari profili che seguo ultimamente stanno sponsorizzando a manetta e quindi ne ho approfittato, mi sono presa un po' di cose, insomma. Allora, vi ho appoggiato un attimino sul cavalletto e niente, apro questo pacco qua, inizio con questo. Hydrating Duo. Dr. Jart presenta il nuovo Microbiome Hydrating Duo Set, la linea composta dai due essenziali beauty idratanti in formato travel size, pratici da portare sempre con sé.
Questo set 2 restituisce alla pelle una sana idratazione riequilibrando il livello del microbioma cutaneo. Protegge e idrata la tua pelle con Vital Hydra Solution Biome Essence e Biome Water Cream. Dunque, apriamolo. Questo vorrei capire un attimino che cos'è, perché qua c'è scritto crema d'acqua al bioma vaso ed è una crema gel che istantaneamente idrata e dona una sensazione di freschezza alla pelle. È a base di acido ialuronico che attiva i principi nutritivi che aumentano la densità di idratazione della pelle. Lo proverò e vi farò sapere. Questa qui è una lozione tonica, semplicemente. Grazie mille, Dr. George, per questi prodotti qua e niente, vi farò sapere. Voglio assolutamente aprire questo qui, che è appunto il pacco di Oceans Apart. Io già avevo forse fatto vedere un unboxing di questi prodotti qua, perché in realtà non è il primo prodotto che io mi sono presa, ecco. Quindi ho appena rotto tutto. Mi sono presa questa qui, aspettate, che praticamente è una felpa, tra l'altro adatta abbastanza per questo periodo qua. Che misura è? Una S? Oddio, forse avrei potuto prenderla un filo più piccola, sembra un po' enorme. Vabbè, niente, è una felpa che però ha questi dettagli qua, vedete, semitrasparenti, non so se si intravede dalla videocamera. C'è la scritta Oceans Apart sul cappuccio e qua sotto ci sono due filini in cui appunto si può stringere, perché anche mezza parte, cioè una buona parte di sotto, è fatta così, tutta semitrasparente, vedete. Poi ho preso questo set che mi piace da matti e sono dei leggings. Guardate che bello questa trama. Io spero si veda qualcosa, aspettate. Eccola qua, guardate come si vede bene. Ok, sono questi leggings con questa trama bellissima. Belli. E poi ovviamente qui c'è anche il reggiseno. Bellissimo anche questo. Allora, l'ho provata. Allora, la parte sopra è veramente perfetta. Mi piace perché rispetto a quella che ho io, che è un reggiseno sportivo, cioè anche questo sportivo ovviamente, però aveva qua le bretelline un po' più spesse. E niente, è una S sia la parte sopra che la parte sotto. E niente, sono stupendi, super modellanti, super fascianti, come potete vedere. Bello. Ok, invece questa qui è la felpa, è praticamente abbastanza larga, però ci sta perché comunque è super morbida, bellissima, bella, mi piace perché è bella larga come piace a me. Poi mi piace questa cosa della semitrasparenza sotto, perché almeno ho una felpa un po' più diversa, cioè non è, allora sembra pesante a vedersi così in questo momento, ma non lo è per niente. Allora, l'ultima roba che vi volevo far vedere l'ho presa qua su Amazon. Certo che a volte Amazon esagera, ragazzi, cioè. Altra cosa che ho preso sono state queste qui. Praticamente sono due pennine, se le faccio vedere, che simulano le lentiggini. Praticamente al lavoro dove lavoro io c'è il medico estetico che mi fa la carbossiterapia, che praticamente lei sta facendo come si dice, le lentiggini col semi permanente, proprio tipo stile tatuaggio. E io volevo vedere effettivamente come mi stavano le lentiggini, perché sono sempre stata appassionata da queste lentiggini, che però ovviamente essendo scura, cioè non, nel senso, è raro che voi trovate comunque una ragazza di origini filippine, scura, eccetera, con le lentiggini, cioè non si è visto né in cielo né in terra. Volevo provare questa tecnica qua che avevo visto su internet, l'ho trovata su Amazon, ho detto ma sì, dai, proviamole. Allora, c'ho la parte, cioè il pennellino più scuro, il pennino più scuro e il pennino più, scusatemi, pennino più chiaro e pennino più scuro. Voglio fare una first impression. Voglio fare proprio un video a parte, quindi adesso me lo guardo bene e vedo se effettivamente ne vale la pena o meno.
Ok, siamo tornate a casa. Allora, siamo andate un po' in giro io e mia mamma. E niente, praticamente volevamo fare vedere una cosa. Siamo stati all'atelier VM, si chiama, lungo via Torino. Finalmente abbiamo fatto insieme il braccialetto, quello lì, quello che viene saldato. Oddio, non mi ricordo in questo momento il nome. Vi facciamo vedere. Abbiamo fatto quelli proprio small, piccolini. E vi faccio vedere l'anello. Questo qua anche è l'anello che loro vendono. Loro vendono questi anelli fatti su misura. Comunque è bellissimo. Ovviamente non si toglie, solamente se andate da loro si può togliere. Scusatemi, sto usando mia mamma come modello. E il colore che abbiamo scelto è oro bianco non trattato, giusto? È una via di mezzo tra praticamente l'oro giallo e l'oro rosa. No, bianco. Sì, ma il colore che c'è questo, dato che non è bianco bianco perché non è trattato, è proprio il colore originale dell'oro. Bello. Ora è un 7,5, eccolo qua. Questo è quello di mia mamma. Contenta? Qua. Allora, vi faccio vedere due cosine, insomma, che ho preso, perché in realtà oggi siamo andate in centro a fare un giro, principalmente appunto per prendere, cioè, per questo bracciale qua e come si dice, e l'anello. Cioè, in realtà l'anello non dovevamo prenderlo, però a mia mamma piaceva un sacco, diceva, no, ma questo mi piace troppo, questo mi piace troppo, alla fine gli ho detto, senti, mi sono fatta convincere, ce l'ho sempre preso uguale anche quello. Niente, insomma, no, è veramente super carino. Poi anche i ragazzi lì sono super super gentili, davvero. Cioè, comunque non è semplice perché l'ho visto come si salda e non è immediato. Volevo farvi vedere invece, però, questo zaino che è praticamente uno zaino di Valentino in tessuto. Vedete? La luce è pessima, perdonatemi, ma purtroppo è già sera. E io non riesco a mettermi una luce un po' più decente, ma comunque è uno zaino super capiente, in tessuto appunto, e, dove ha sia la cerniera qua davanti, qua c'è ancora questo. L'ho pagata scontata al 50%, 40 euro praticamente, 39,90. Ha un'altra cerniera qua, un'altra cerniera qui. E poi è super super capiente. C'era questa misura che è la misura praticamente large e la misura medium che era un po' più piccolina che venivano allo stesso prezzo perché era tutto scontato e quindi alla fine ho preso quella grande e niente, insomma. Questa qui per viaggiare, per andare a lavoro, per qualsiasi cosa dove comunque c'è bisogno di qualcosa di capiente è super utile, quindi ho detto non potevo farmi sfuggire l'occasione degli ultimi saldi. Ultima cosa, abbiamo fatto un giro velocissimo da Tiger. Io ho preso finalmente per casa a Monza uno svuotatasche da Tiger perché avevamo bisogno di un qualcosa che fosse un po' più piccolo per mettere semplicemente solo le nostre chiavi e non schiaffare dentro tutto, perché in realtà uno svuotatasche ce l'abbiamo noi a casa, che l'hanno regalato i miei genitori a Marco quando ancora non convivevamo e l'avevano preso nelle Filippine, cioè una cosa proprio una cesta fatta a mano. E, però purtroppo ci mettiamo di tutto e di più che le chiavi manco ci stanno. Quindi alla fine ho deciso di prendere questo per casa. Poi ho preso anche queste mollette per casa nostra e le ha prese anche mia mamma, così da tenere invece qua per casa a Milano. Poi mia mamma si è presa questo, che ne so, così. Ah, poi si voleva prendere anche appunto questi qui, magari uno me lo prendo io, che sono i pennarelli indelebili. Praticamente una confezione costava tipo 1 euro. Lei, tra l'altro, alla fine ha fatto più spesa lei che me, vabbè, da Tiger, e si è presa questo weekly planner, una sorta di agenda, perché lei voleva metterselo in borsa che non pesasse più di tanto. Niente, è praticamente questa agendina. Vedete, con tutti i giorni. E sei tu che devi mettere i numeri, ovviamente. Fanciulli, allora, buongiorno. Oggi è sabato 28. Volevo fare solamente una mini conclusione a questo vlog perché mi sono accorta che appunto ho dimenticato proprio la conclusione. Non so che cosa sarà venuto, insomma, perché devo ancora finire di montarlo, ma secondo me sarà lunghissimo. Niente, dai, questo voleva essere un vlog di ritorno, di... come si dice, riarrancamento di questa settimana. In realtà questa settimana è stata abbastanza tranquilla. Vediamo la prossima, che secondo me la prossima sarà tosta. Quella settimana
Cioè, la settimana ancora dopo sarà ancora più tosta perché tra l'altro c'è pure il matrimonio in mezzo, eccetera, quindi sarà un tour de force in tutto e per tutto. Però vabbè. Spero vivamente di avervi tenuto compagnia e niente, ci vediamo nel prossimo vlog sicuramente perché oggi stesso anche voglio iniziare un weekend vlog, quindi così almeno ho dei contenuti da tenervi per la settimana prossima. Cheers!